Buonasera a tutti e tutte e benvenuti a questa nuova puntata di Sul Filo del Tempo. Oggi è con noi Gianmarco Mancosu, British Academy Postdoctoral Fellow all'Università di Londra e docente di storia contemporanea all'Università di Sassari. Mancosu ha recentemente pubblicato nel 2022 un volume molto interessante, molto denso, Vedere l'impero, l'Istituto Luce e il colonialismo fascista. Un lavoro corposo, come dicevo, estremamente documentato frutto di anni di lavoro e di ricerca. In questo volume vengono messi a, sistemi, a sistema dei problemi fondamentali, tanto a livello metodologico quanto a livello storiografico. Anzitutto, che cosa significa fare storia attraverso il cinema e non storia del cinema? E ancora, che peso ha il cinema nel creare l'immagine del sé e degli altri, negli spettatori e nelle spettatrici? Mancosu parte da questi problemi e li mette in relazione ad un periodo che per lungo tempo non ha goduto di particolare interesse storiografico, anche se fortunatamente negli ultimi anni le cose sono decisamente cambiate. Sto ovviamente parlando del periodo coloniale e della presenza italiana in Africa e in Asia. Il lavoro di Mancosu si concentra così sulla costruzione dell'immaginario coloniale degli italiani e delle italiane, un immaginario anche e soprattutto visuale. Tuttavia Mancosu lo fa molto bene, lo fa senza dimenticare la dimensione materiale delle produzioni culturali che analizza e fonda il proprio lavoro su un'accurata ricerca negli archivi storici dell'Istituto Luce. Ma allora io proprio da qui vorrei partire per questa puntata e vorrei chiedere a Gianmarco Mancosu: perché è proprio l'Istituto Luce a rendere visualizzabile l'impero? Perché l'Istituto Luce che si assume la responsabilità di farlo vedere agli italiani e alle italiane? Grazie, grazie Francesco e grazie dell'invito. Sono molto lieto di, di, di parlare del, del, del volume e della ricerca che, che, lo, che lo anima. L'Istituto Luce eh, è da, 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 per, per tanti anni è stato considerato eh, l'occhio del regime, ovvero eh, l'ente chiamato a... Far vedere la realtà mediata dagli occhi del, del fascismo. E uno dei de, 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 de nodi fondamentali della politica culturale del fascismo era quello di diffondere, o meglio, ridiffondere, fascistizzare l'immaginario coloniale, traendo dal mito di Roma eh, e, e, e di tutta una serie di suggestioni. Tuttavia, l'Istituto Luce riveste un ruolo fondamentale proprio perché. Eh, Mussolini stesso riconosceva il fatto che attraverso la propaganda fotocinematografica sarebbe stato più facile far passare dei concetti naturalmente questo eh, discorso si può espandere a tutta la politica culturale del, del regime eh, non è un caso che eh, poco dopo la marcia su Roma siamo ancora nel 1922 Mussolini dichiari che la cinematografia è l'arma più forte quindi persuasione delle menti oltre che coercizione fisica quale tratto caratteristico del regime che andava a Formandosi. Di conseguenza, l'Istituto Luce, già dalla sua nascita nel 24, diviene uno strumento fondamentale per far vedere una realtà, quella dell'oltremare, che era lontana geograficamente, ma per certi versi anche spiritualmente eh, all'epoca. Eh, C'erano state delle produzioni naturalmente a tema coloniale, c'erano state le società geografiche, gli istituti coloniali che avevano iniziato a supportare delle produzioni cinematografiche ma diciamo che da, dall'avvento, dalla metà degli anni venti, dall'avvento dell'Istituto Luce quindi inizia a esserci una, una sorta di um, azione che va via via coordinandosi sempre di più e che arriva al massimo degli sforzi compiuti dall'Istituto Luce ovvero la documentazione cinematografica e fotografica della guerra d'Etiopia. Per quanto riguarda invece eh, il, il titolo, vedere l'impero ehm, naturalmente è figlio di tutta una serie di suggestioni legate alla differenza tra l'atto fisico, del guardare e invece la, la visione, ovvero la costruzione di significati su quell'atto fisico. Quindi, a me interessava. Questo però è anche legato al fatto che in uno dei documenti che ho studiato all'Archivio Centrale dello Stato, un funzionario, un alto funzionario del Ministero della, della Stampa e della Propaganda, Catalano Gonzaga, nel 1936 disse: Il pubblico italiano è stanco di parate militari, vuole vedere l'impero. Cosa significava vedere l'impero? Era sicuramente una critica. Ah quello che il luce stava facendo vedere. Quindi partendo da queste due suggestioni ho, ho deciso di investigare cosa gli italiani avrebbero dovuto vedere, secondo il fascismo, attraverso l'Istituto Luce, in merito alla, a, al discorso sull'imperialismo sul, sull e sull'espansionismo. Grazie, grazie Gianmarco per questa, per questa prima risposta, ma proprio, come dire, continuando a ragionare sulle cose che hai, che hai tirato fuori, che hai messo in luce in questa prima risposta, L'Istituto Luce era esclusivamente un'emanazione del regime o c'erano degli spazi di autonomia all'interno dei quali ci si potesse muovere per fornire un'immagine se non alternativa o addirittura conflittuale, quantomeno disallineata rispetto alle eh, direttive che comunque cambiano ovviamente nel corso degli anni, ma le direttive che si fanno via più stringenti col passare, col passare del tempo. Questo è uno dei nodi storiografici più dibattuti per quanto riguarda la storia della propaganda cinematografica nell'Italia fascista, perché ehm, l'Istituto Luce si occupava prevalentemente di ehm, film non fiction, quindi film dal vero, che dovevano in qualche modo rappresentare una realtà e non creare delle storie, delle finzioni, anche se poi sappiamo che ogni forma di rappresentazione in qualche modo eh, eh, risponde una, a una logica narrativa. Um, L'Istituto Luce nasce nel 1924 in uno dei forse dei, dei periodi più difficili per la dittatura mussoliniana, subito dopo uh, l'ha Matteotti e prima della svolta del 25, quindi con il discorso del gennaio del 25, quindi quello che viene considerato in qualche modo uh, la, la svolta uh, autoritaria. Um, Mussolini in una fase di debolezza si rende conto che va a necessità di uno strumento per veicolare i suoi contenuti, quindi capace di informare gli italiani, ma anche di formare le loro coscienze. Questo naturalmente è stato un processo che, che ha avuto delle tappe decisive e delle tappe facilmente individuabili. In realtà, però, come ho accennato prima, rispetto alla, mh, alla, alla sezione del, de, della produzione legata a, a, alla, al al colonialismo, ma questo discorso si può espandere a tutti gli ambiti della propaganda. C'erano degli altri enti che lavoravano soprattutto negli anni venti. Se pensiamo, per esempio, che eh, alla fine degli anni venti vengono prodotti tutta una serie di importantissimi eh, documentari eh, chiamati a mostrare dei viaggi es delle esplorazioni. In quelle che poi erano le colonie italiane, o sarebbero diventate le colonie italiane, e non sempre questi, uh, queste documentazioni fotocinematografiche erano direttamente supportate dall'Istituto Luce. C'era un margine di negoziazione, anche se è, è anche vero che poi l'Istituto Luce si doveva comportare come un'azienda una, un che operava in un mercato cinematografico non totalmente statalizzato, soprattutto uh, negli anni '20 e fino di fatto alla metà degli anni 30. Di conseguenza eh, c'erano delle, delle, delle visioni, degli, degli spazi di visione alternativa, non tanto da un punto di vista ehm, contenutistico, perché i contenuti erano abbastanza allineati, ma da un punto di vista più, più strutturale, anche se eh, studiando le fonti e studiando anche la produzione, quindi in un'analisi che è testuale, ma anche contestuale, paratestuale, notiamo che è proprio dalla metà degli anni 30. Nel 1933 un cambio alla presidenza dell'Istituto Luce e poi la preparazione alla guerra d'Etiopia fanno sì che venga effettivamente centralizzata e organizzata al meglio la, la comunicazione su, sul. Sulla... Sulla conquista dell'Etiopia è in generale una regimentazione più stringente del ruolo dell'Istituto Luce e della sua funzione nell'edificazione della, della struttura totalitaria. Ecco però questa centralizzazione di cui tu parli, che è una centralizzazione che si riscontra anche in altri ambiti della cultura fascista, col progredire degli anni 30, penso alla letteratura ma penso anche a tante altre forme culturali. Questa centralizzazione in realtà non mi sembra che realmente poi riesca a omogeneizzare. Il messaggio cioè c'è una centralizzazione produttiva in qualche modo ma in realtà i messaggi che vengono veicolati non sempre sono in linea e questo tanto o perlomeno non solo per divergenze di vedute e di eh, presunti o eh, più o meno espliciti tentativi di discussione anticoloniale o antirazzista quanto piuttosto perché ognuna delle persone che andava poi a comporre il mosaico del panorama culturale del fascismo portava avanti delle sensibilità anche diverse, prendo l'esempio della letteratura dove nonostante col 36 si smetta di parlare di meticciato in forma esplicita, in realtà gli autori trovano delle soluzioni per continuare a parlare di meticciato in altro modo. Tanto che tu in realtà poi nel tuo libro quando arrivi a dover parlare del forse il momento più alto eh, della propaganda di regime, cioè il, il, il biennio 35-36 a cavallo della guerra d'Etiopia e poi subito dopo anche la narrazione dell'avvenuta conquista dell'impero parli di immagine scoordinata per un impero. In che modo l'Istituto Luce fornisce un'immagine a tutti gli effetti scoordinata? Beh, ho parafrasato un lavoro fondamentale che ha, è stato precursore di quelli che sono stati gli studi sulla visualità coloniale, ovvero l'immagine coordinata per un impero di Adolfo Mignemi del 1984. Io l'ho definita scordinata in realtà questa immagine, mh, non tanto o non semplicemente per i contenuti veicolati. Uh, in realtà delle differenze c'erano e, come hai osservato bene, eh, riguardavano molto anche il, il pubblico di riferimento: nel senso, un documentario etnografico aveva sicuramente una. Uh, su un'esplorazione, per esempio, aveva sicuramente un pubblico più vicino ai circoli, vicino all'espansionismo, quindi non al, al pubblico generalista che invece andava al cinema a vedersi un film proveniente da Hollywood nel 1935 eh, e, e vedeva il, il documentario sulla conquista dell'Etiopia quasi come un'interruzione rispetto al, al, allo spettacolo per cui pagava il biglietto. Quindi ci sono dei pubblici differenziati, quindi delle immagini che rispondono a queste esigenze, ma la, l, questo mancato coordinamento avviene proprio nella struttura chiamata a produrre queste immagini, perché nel momento in cui si va a, a riprendere una guerra che avveniva a migliaia di chilometri di distanza, si doveva interagire con i reparti militari che avevano determinate esigenze di far vedere determinate cose, ma anche con l'ufficio stampa della propaganda africa orientale, per esempio l'emanazione del ministero della stampa e della propaganda un ministero fortemente fascista, per certi versi, che, che, che in qualche modo ehm, aveva esigenze differenti. L'Istituto Luce era molto vicino alla volontà Mussolino. Mussolini. Nel 1933, pone come presidente un suo uomo di fiducia, <ride> era un fascista della prima ora, Giacomo Paolucci di Calvoli era un diplomatico. E l'Istituto Luce in qualche modo cerca di mediare tutte le varie anime all'interno della sua produzione. Una produzione che, come ho accennato prima, era. Ehm, Lodata in pubblico, ma all'interno delle sfere eh, dell'amministrazione culturale fascista era, era molto criticata. Da qui l'immagine scordinata. Eh, concludo con un riferimento a quello che dicevi tu. Ehm, L'evoluzione della costruzione dell'esotico e dell'esotico erotico cambia radicalmente, per esempio, nel, da, de, con la conquista dell'Etiopia. Se prima c'era spazio, per, uno spazio molto forte nella produzione dell'Istituto Luce. Rispetto a, a, a tematiche che costruivano l'esotico, quindi il desiderio di conquista e quasi di, di desiderio sessuale nei confronti non solo delle donne, ma anche dei panorami africani, questo soprattutto dall'introduzione delle leggi contro le unioni miste nel 1937, cambia radicalmente e si crea una netta differenziazione che viene trasfusa, nella, per esempio, nell'animalizzazione dell'altro africano. Quindi sì, ci sono tante immagini differenti tra loro che, 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 che confliggono, ma sono figlie anche di dinamiche produttive e di circolazione che il fascismo, comunque, non riuscì a controllare o a omogenizzare in maniera netta. Ecco, ma queste immagini di cui, di cui ci parli sono immagini che vivono esclusivamente della realtà. O meglio, sono esclusivamente immagini che si sviluppano nel documentario oppure c'è un dialogo fra queste produzioni cinematografiche, i cinegiornali dell'Istituto Luce e invece il cinema di, di finzione, il cinema di invenzione o ancora la letteratura coloniale. Penso a un personaggio come Guelfo Cilinini che eh, vive a cavallo fra il mondo della letteratura e il mondo... Del cinema c'è un approccio transmediale alla colonia in qualche modo decisamente e, e, e in questo senso si può riparlare di invece di forse di una coordinazione di un coordinamento indiretto per certi versi hai citato cibinini che è un personaggio eh, eccentrico e interessantissimo allo stesso momento perché lui è coinvolto nelle esplorazioni che originano dei film significativo etiopia del 1924 che è anche un po' il, il primo film marcato ufficialmente, un film etnografico similissimo a centinaia di titoli italiani e europei per i contenuti, per le immagini che esso, eh, che, che esso mostrava al pubblico, ma che viene in qualche modo eh, ammantato di una forza propagandistica proprio per il contesto in cui il film venne mostrato, proiezioni pubbliche alla presenza di Mussolini, del sovrano oppure proiezioni organizzate direttamente dal Ministero delle Colonie. Um, al contrario, nei suoi nei, 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 nei resoconti invece delle sue esperienze, la l'afflatoririco è molto più significativo e per certi versi anche una posizionalità mista, non tanto dal del colonialista versus uh, il, il suddito coloniale, ma lui cerca quasi in qualche modo di mettersi nei panni di chi subisce la colonizzazione. Um, per quanto riguarda invece la porosità tra pratiche filmiche, fiction e non fiction, questa è, è, è significativa non solamente nella produzione coloniale, eh, ma ecco, questo diviene eh, evidente nel, 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 nei film imperiali eh, degli anni 30 che hanno quasi uno stile documentario, sebbene cerchino di raccontare delle, delle questioni, e la storiografia eh, sia degli, de, de, degli storici e delle storiche, ma anche degli studiosi di cinema, ormai converge sul, sul considerare quasi limitativo il, il confine che separa finzione e non fiction in termini di, di formati, per quanto riguarda la produzione sul, sull'impero. Grazie Gianmarco. Allora io mi avvierei verso le conclusioni facendoti un'ultima domanda, una domanda forse scontata, ma adesso che parlavi di Civinini, forse meno scontata del previsto, perché Civinini, eh, in realtà, con la caduta del fascismo con il 1943, 45 1945, con la perdita definitiva delle colonie nel 1947, salvo l'amministrazione fiduciaria della Somalia, fino al 60, in realtà Civinini continua a pubblicare opere sulla sua esperienza. Coloniale in Africa continua a finanziare dei premi di letteratura coloniale, eh, che non può più chiamare coloniale, quindi diventano premi di letteratura africana. Ecco questo enorme mole di materiale filmico che tu hai visionato, che hai analizzato e che è stata quasi tutta prodotta tra anni 20, 30 e immagino anche buona parte dei 40. Ecco che fine fa negli anni 50, negli anni 60 e se vuoi. Che cosa succede di quell'armamentario ideologico? Cioè, al di là dei singoli film, che, che fine fanno? Ma anche le cose che vengono sviluppate in quei film, i topoi che vengono messi a fuoco in quei film, che fine fanno poi nell'Italia repubblicana? Spariscono, vengono rimossi e dimenticati, o continuano ad operare sotto traccia? Questo è, 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 diciamo, è, è l'ultimissimo capitolo del libro, ma eh, merita una ricerche e, e, e libri a parte in realtà ci sono già stati interessantissimi contributi sul, sul tema eh, trattando di pellicola cinematografica e di archivi fisici di film eh, questi non scompaiono così come l'istituto luce per esempio la cineteca del museo coloniale raccolgono le pellicole su eritrea somalia e libia fatte negli anni 10 e le rimettono a disposizione vengono rimontate negli anni 20 e negli anni 30 Così allo stesso modo, nel momento in cui l'Italia iniziava a reclamare, eh, subito dopo la caduta del fascismo, una rinnovata presenza nelle ex colonie sotto altre forme, naturalmente, serviva una propaganda che, che supportasse questi sforzi diplomatici. E eh, nei documenti che ho studiato risulta evidente che eh, si ricorse all'archivio, agli archivi, alle pellicole girate negli anni 20 e 30 per raccontare qualcosa che doveva essere diverso, cioè gli italiani, il fascismo è stato una parentesi all'interno di una storia dell'espansionismo in cui gli italiani sono stati degli, degli ottimi lavoratori che hanno migliorato eh, le terre in cui hanno operato e che quindi meritano. Di, di, di rimanerci. Quindi questi archivi sostanzialmente filmici, migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di metri di pellicola, non scompaiono totalmente, ma vengono in qualche modo risemantizzati, riusati, rimontati in dei film che sono tutt'oggi disponibili in, della settimana Incom, ehm, in alcuni prodotti documentari della RAI, per esempio negli anni 60 e 70. Per quanto riguarda specificamente l'Istituto Luce, eh, l'Istituto Luce si discute molto. Il primo governo di unità nazionale discute molto di che cosa fare, de, de, dell'ente forse è più caratteristico, l'ente culturale più caratteristico del fascismo. Eh, e di fatto si cerca di depotenziare il suo legame con quel passato, ma non viene dismesso. Eh, rimane un po' il fantasma dell'Istituto Luce, ovvero l'ombra della luce, per citare <ride> Franco Battiato. Eh, L'Istituto Luce continua a fornire a altri enti privati di nome, ma di fatto controllati dai governi a guida di C, penso di nuovo alla settimana Inco, ma anche altre case documentarie, nonché a privati, per esempio Civinini nel 50 chiede all'Istituto Luce eh, la riedizione del suo film del 24, integrandola con, con altro materiale. Quindi per forza di cose può cambiare il contesto, all'interno del quale quei que, que, que prodotti eh, o quei topoi, come dicevi tu, vengono, eh, circolano. Ma in realtà gli stilemi iconografici rimangono spesso quelli, non si può naturalmente più parlare della segregazione urbanistica di Addis Abeba, ma dell'idea che, per esempio, gli italiani in Libia hanno civilizzato gli arabi nomadi e fannulloni: cito a memoria un, un cinegiornale del 1946. Eh, rimangono forti, e probabilmente hanno influenzato anche il modo attraverso cui ehm, la cultura popolare italiana ha ehm, selettivamente ricordato solo alcune parti del colonialismo, rimuovendone altre. Grazie quindi a Gianmarco Mancosu per essere stato con noi quest'oggi, questa puntata di Sul filo del tempo e l'invito è a reincontrarsi alla prossima puntata. Grazie e buona sera.